Buonasera ragazzi, l'altra volta abbiamo parlato del mistero di Atlantide. Oggi parleremo di un mistero che probabilmente è collegato a quello di Atlantide, perché oggi parleremo del mistero del Triangolo delle Bermuda. Quella è il Triangolo delle Bermuda, è fra le storie che ha ispirato più racconti, miti, leggende, film. L'uomo è sempre stato attirato dai misteri, ma alcuni di essi sono davvero inspiegabili. Non c'è dubbio che attorno ad esso ci siano state e ci siano tuttora speculazioni, e che in molti ci ricamino su storie, siti, blog, sceneggiature, parecchi film, tra cui il documentario nel 1978 e la miniserie The Triangle del 2005. Ma è altrettanto vero che, per scatenare tanto rumore, in fondo o nel fondo, un po' di verità c'è. Si tratta di un'enorme area dell'Oceano Atlantico che copre una superficie di 1.100.000 km quadrati di forma triangolare, con i tre vertici corrispondenti all'arcipelago delle Bermude a nord, dall'isola di Porto, all'isola di Porto Rico al sud e la penisola della Florida a ovest. I fondali hanno una profondità di circa 9.000 metri. La fossa di Puerto Rico, uno dei canyon più profondi d'oceano, ne fa parte. A partire dal 1800, in questo tratto di oceano vi è stato un impressionante susseguirsi di eventi inspiegabili, di navi scomparse e poi misteriosamente ricomparse senza equipaggio, di aerei spariti da ogni radar e di cui si sono perse le tracce. Al di là del numero di sparizioni, tutto sommato non così eclatante rispetto ad aree geografiche meno sponsorizzate, sono le modalità a fare notizie e a suscitare perplessità e interrogativi ancora insoluti. Di seguito alcuni degli episodi più noti e inspiegabile. 1840, nave mercantile Rosalie, partita dall'Europa e diretta nei Caraibi, passò il triangolo maledetto e fu ritrovata senza equipaggio, ma in perfetto ordine. Nella stiva non mancava nulla, le scialuppe erano al loro posto e l'unico essere vivente ancora presente fu un canarino nella sua gabbia. 1881, nave americana Ellen Austin. La nave americana Ellen Austin, durante il suo tragitto, incontra un bastimento senza equipaggio, ma in perfetto ordine. Alcuni uomini prendono possesso dell'imbarcazione per le operazioni di rimorchio. Subito dopo le condizioni del mare subiscono un brusco peggioramento e i cavi si spezzano. Il bastimento viene recuperato poco dopo, ancora una volta senza equipaggio. Altri volontari ripetono l'operazione e ancora una volta si ripete l'episodio. Anche questi uomini scompaiono. 1945. La scomparsa della squadriglia Volo 19. La scomparsa della squadriglia Volo 19, al ritorno di un'esercitazione di tiro, 5 caccia Avenger inviano a Fort Lauderdale un messaggio comunicando che gli strumenti di bordo sono impazziti. Dalla torre di controllo la visibilità e le condizioni risultano perfette.
ma il messaggio del capitano Stivers recita: non sappiamo più dove l'ovest sta, è tutto così strano, l'oceano non è più come dovrebbe essere, voliamo su un'acqua bianca. Partono le ricerche con l'idrovolante Martin Mariner, anche questo scomparirà come gli altri. Resoconto: 6 aerei, 10 uomini della squadriglia e 13 membri di idrovolante di soccorso dispersi. Nave da carico SS Cotopaxi partita il 29 novembre 1925 per Cuba. Aveva 32 uomini a bordo e trasportava carbone. Prima di sparire lanciò una richiesta di soccorso, ma se ne persero le tracce e fu dichiarata dispersa il 31 dicembre 1925. L'SS Cotopaxi deve la sua fama alla scena del film Incontri ravvicinati del terzo tipo, dove Steven Spielberg la fa apparire nel deserto del Gobi, attribuendone la sparizione a teorie aliene. Recentemente la notizia bufala ha spopolato sul web circa il suo ritrovamento. Si tratta di una fake news. La nave tutt'oggi non è stata ritrovata. 1963. Nave da cargo Marine Sulfur Queen. Nave da cargo Marine Sulfur Queen. La nave fu un grosso cargo americano, portava a bordo 40 uomini, diretta verso Virginia. L'ultimo messaggio a nave venne ricevuto all'uscita dal Golfo del Messico. Non si avranno più tracce della Marine Sulfur Queen, che non raggiungerà mai la Virginia. Unico ritrovamento, un salvagente. 1965. Aereo C-119 dell'Air Force. L'aereo scompare senza apparenti ragioni dopo che il comandante, con un tono perfettamente pacato e privo di tensione, lancia un messaggio incomprensibile. Roger Miami Overseas 6567. Ancora più strano è il fatto che un messaggio piuttosto da venire captato dalla torre di controllo di riferimento di Miami viene ricevuto da New York, a 1300 miglia di distanza. Non mancano verità vere o presunte attorno a uno dei più grandi misteri del secolo scorso, e non mancano naturalmente bibliografia con riferimenti a ricerche scientifiche o pseudotali, a teorie complottistiche, statistiche e, figuriamoci se potevano mancare, riferimenti ad alieni extraterrestri. Ho raccolto le principali teorie che risolverebbero in un modo o nell'altro il mistero del triangolo delle Bermuda. Teoria 1: le bolle di metano. Secondo un'equipe di ricercatori americani, i misteri legati a questa zona dell'Atlantico sarebbe da attribuire a delle bolle di gas metano. Le oltre 70 misteriose sparizioni, tra cui una cinquantina di navi e una ventina di aerei, sarebbero causate dalle bolle di metano create da giacimenti sul fondo del mare. Queste bolle, risalendo rapidamente, colpiscono le navi di passaggio, compromettendo la navigabilità o affondandole. E come si spiega però in questo caso la scomparsa ieri? Teoria 2: imprecisioni e ingigantimento mediatico. Secondo le ricerche di Lawrence David Kusche, intorno al triangolo delle Bermuda non ci sarebbe alcun mistero. Il numero di incidenti è infatti simile a quello di ogni altra regione di quella dimensione, e con quel traffico aeronavale, in sostanza l'incidentalità di quella zona è nella norma.
Inoltre, lo stesso Grusha sottolinea come spesso le testimonianze dei racconti sull'incidente vengano alterati per aumentare la drammaticità e quindi la curiosità intorno al triangolo. Le conclusioni Kush quindi sarebbero che il numero di navi disperse è paragonabile percentualmente a quello di ogni altra zona dell'oceano. In una zona di tempeste tropicali, molte delle scomparse sono facilmente spiegabili, oltre che per nulla misteriose. Teoria 3. Le rovine sommerse di Atlantide e la piramide di cristallo. Le rovine sommerse di Atlantide per la piramide di cristallo sono alcune teorie che trovano comunque pochi riscontri in ambito scientifico e di ricerca, però sostengo che nei fondali della zona del triangolo delle Bermude siano state individuate delle singolari strutture architettoniche che vanno dalle muraglie alle strade lastricate fino addirittura a piramidi di vetro o cristallo. All'interno di una delle piramidi viene ritrovata una sfera in una stanza con alcune sedie di diversa forma, con delle mani che pare sorreggessero la sfera. Cosa c'entra però Atlantide in tutto questo? Secondo la leggenda, Atlantide sfruttava una fortissima energia magnetica per sostenere le sue attività e controllare addirittura le forze della natura. L'energia veniva convogliata in questa sfera ed un incidente provocò l'inversione dei poli magnetici ed una serie di cataclismi che, fra le altre cose, portarono alla distruzione di Atlantide. Teoria 5. Universi paralleli. Ci mancano solo le finestre extradimensionali, a dire la mia. Questa volta la spiegazione di tutto è la presenza di porte dimensionali che collegherebbero il nostro universo con un altro o tanti altri universi. Questo spiegherebbe la sparizione di 5 Avenger, la sparizione della nave Helena Austin, che poi riapparve priva di equipaggio. Teoria 6. Onde anomale. Una recentissima ricerca dell'Università di Southampton avrebbe riprodotto in laboratorio le condizioni ambientali e climatiche dell'area del triangolo delle Bermuda. Ebbene, pare che il sovrapporsi di tempeste a sud e a nord provochi una formazione di onde anomale che possono raggiungere i 30 metri di altezza. Onde di questo tipo impiegherebbero pochi minuti per ingoiare letteralmente una nave come la USS Cyclops, scomparsa nel 1918 con 306 membri dell'equipaggio, una sorta di voracissima lingua dell'oceano. Ma basta spiegare tutte le sparizioni e dei velivoli e quelle imbarcazioni che non si sono inabissate ma che hanno solo perso l'equipaggio? Ancora una volta il presunto mistero rimane tale. Bene, ragazzi. Arrivati a questo punto del video, vi chiedo di commentare con un hashtag Triangolo delle Bermude all'interno comunque della sezione commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è, forse vi prego di lasciare un mi piace e di commentare. Mi raccomando di seguirmi su tutti i social, quindi su Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Spero che il video vi sia piaciuto e quindi ci vediamo nel prossimo episodio.